Bar Bruschetteria da Piero, specializzato in bruschette, fagioli, stufati, goulash e stinchi, a Torre Belvicino. Benvenuti al TG Sport di TVA, parliamo di Vicenza, parliamo del nuovo acquisto biancorosso Gabriele Gori, 21 anni, la stagione scorsa all'Arezzo, ma di proprietà della Fiorentina. Prestito secco, e questo dice molto di quanto la società di appartenenza tenga al giocatore. Lo andiamo a vedere in alcune numeri da lui stesso postati nei social. Queste intanto sono le sue primissime immagini al campo di allenamento con la divisa biancorossa ufficiale, e poi, come detto, alcuni numeri da lui stesso postati sui social, a partire dal challenge che c'era in epoca lockdown. Qui vediamo la data, 23 marzo, eravamo nel pieno di quel periodo così difficile. Ci dà già l'idea, insomma, che il piedino, il ragazzo, ce l'ha. 9 gol l'anno scorso in 21 presenze, era il suo primo campionato da titolare in prima squadra, come detto, all'Arezzo. È un giocatore che ha fatto tutta la trafila delle nazionali azzurre, è sempre stato convocato dall'Under 15 all'Under 20, insomma, anche qualcosa più di una promessa, sicuramente un giocatore importante per il Vicenza, che però aspetta il bomber, vero, l'attaccante che garantirà il bottino di gol pesanti, e siamo sicuri che arriverà prima della fine del calciomercato, che ufficialmente ha aperto ieri. Vale la pena ricordarlo. Parliamo anche del calcio non professionistico, perché la Federcalcio, la federazione, ha confermato il limite dei 1000 spettatori. E poi da domenica 13 settembre torna anche la Coppa Veneto di eccellenza. Insomma, il calcio dei dilettanti un po' alla volta rivede la luce. Al momento, campionato a parte, l'eccellenza è l'unica categoria tra i dilettanti che disputerà sicuramente la Coppa Veneto, visto che dalla promozione in giù per adesso è stata cancellata a causa Covid, e le 4 nostre rappresentanti sono state tutte inserite nel medesimo raggruppamento: Bassano, Camisano, Montecchio Maggiore e Schio, tutte assieme appassionatamente. In queste ore sono stati resi noti i calendari e si va in campo già domenica 13 settembre alle 15:30 per la prima giornata sul sintetico di Camisano per Camisano Bassano, mentre alla stessa ora andrà in scena Montecchio Maggiore contro Schio. Seconda giornata domenica 20 settembre, sempre alle 15:30, con Bassano Montecchio Maggiore al Mercante e Schio Camisano al Derigo. Terza e ultima tornata in infrasettimanale notturna, mercoledì 7 ottobre. Bassano Schio, il big match delle 20:30 al Mercante, e Montecchio Maggiore Camisano in contemporanea. La prima classificata passa ai quarti assieme alle migliori 7 seconde dei 9 gironi. La Coppa ha una sua valenza perché è la strada alternativa per approdare in D, e almeno 3 di questi 4 club, Bassano, Montecchio e Schio, mirano a fare più strada possibile in Coppa come in campionato per arrivare alla D. Diverso il discorso del Camisano, che insegue il tesoro massimo della salvezza. Ma intanto, dalla settimana prossima si torna a parlare finalmente di calcio vero, dopo una pausa interminabile. E ieri la Federcalcio ha confermato il limite dei 1000 spettatori negli stadi per i dilettanti durante il campionato. Si ricomincia un passo alla volta, ma viva Dio, si ricomincia. È proprio così. Parliamo di ciclismo perché oggi è stato il grande giorno rosa per il territorio bassanese, con la quinta tappa del Giro d'Italia Under 23. Si è partiti da Marostica, da Piazza degli Scacchi, eccola qui, e si è arrivati a Rosà. La vittoria della tappa è andata a Jonathan Milan, che si è imposto in volata. Milan, friulano, tra l'altro si è appena laureato campione italiano Under 23 a cronometro, ed era arrivato quinto anche nella medesima prova agli europei. Questo per quanto riguarda l'aspetto prettamente tecnico, sportivo, ma come detto è stata una grande giornata per tutto il territorio bassanese, un evento che finalmente ha riportato un sorriso e la voglia di partecipazione nel rispetto delle normative Covid, sempre opportune, sempre necessarie, anzi. E il territorio bassanese è stato interessato appunto con i comuni di Marostica e Rosà in partenza e arrivo, e poi in transito a Bassano, a Cartigliano, a Nove, a Pianezze, a Pozzoleone, a Sandrigo,
a Schiavon e a Tezze sul Brenta. Abbiamo visto un po' di immagini di questa bella giornata del Giro d'Italia e del ciclismo. Adesso andiamo a parlare di rugby perché è al via la stagione della squadra di Vicenza, i Rangers. L'ambizione quest'anno è fare sicuramente un campionato di alto livello, vogliamo creare un bel entusiasmo per la città, attorno a questa squadra, vogliamo creare un po' di aspettativa. Ambizioni dichiarate, che è già un bel modo di approcciarsi alla prossima stagione. Fabio Coppo, direttore tecnico dei Rangers Vicenza, la storica società vicentina del rugby, pronto al nuovo campionato di Serie A, racconta così questi ultimi difficili mesi. Abbiamo lavorato soprattutto in questo periodo un po' di sospensione, abbiamo approfittato di questo periodo appunto dove non si è giocato per cercare di creare le basi per avere una buona squadra. Il primo settembre c'è stato il raduno allo stadio Gobbato e ci sono stati i primi allenamenti. Per quanto riguarda la rosa dei giocatori, la società biancorossa ha messo a segno diversi colpi di mercato. È arrivato in biancorosso l'utility back neozelandese Robbie Flynn, classe 1986, molto abile nel passaggio e nel calcio, dotato di grande visione di gioco e di intelligenza tattica. Altro acquisto, Alberto Saccardo, terza linea di Padova, classe 86. Una bandiera del Petrarca, è stato capitano nella stagione dello Scudetto 2018 e in carriera ha collezionato oltre 200 presenze. È anche necessario qualche volta rivolgersi al mercato per portare almeno quella esperienza che un po' ci manca, esperienza ad alto livello, soprattutto anche esperienza di comportamenti per avere, creare un buon modello da seguire. E ancora arrivano alla corte dei Rangers Nicola Benetti, mediano di Mischia di grande esperienza e carisma, e il pilone Renzo Balboni, giocatore molto dinamico che arriva dal Val Sugana e può ricoprire tutti i ruoli di prima linea. E Vicenza è pronta per l'arrivo della Supercoppa femminile di volley, di pallavolo, un grande evento che si terrà sabato 5, domenica 6 settembre in Piazza dei Signori e porterà le immagini della città in 115 paesi del mondo grazie alle riprese della RAI e ai giornalisti accreditati di testate nazionali e internazionali. Le gare della Final Four si disputeranno appunto nella piazza cittadina, Piazza dei Signori. Purtroppo non sono previsti posti per il pubblico, sia pagante che su invito, non si potrà accedere alla piazza, sarà completamente schermata l'area di gioco con pannelli alti 2,5 metri, accederanno solamente osservatori della Federazione del CONI, i giornalisti accreditati e ovviamente lo staff tecnico e dirigenziale delle società, 300 persone in tutto e pieno rispetto delle normative Covid. È tutto per il TG Sport, grazie per averci seguiti, arrivederci. Bar Bruschetteria da Piero, specializzato in bruschette, fagioli, stufati, goulash e stinchi, a Torre Belvicino.